Il tuo primo impatto sul Zefe credo sia non ti muovere, avevi 12-13 anni Sì. forse. Avevo 11 anni, forse 10 anni. 11-12 anni. Prima ancora feci il libro burro, l'ho finito da regista con 6 anni, passai un'estate divertentissima a Salina. E mi ricordo che andavo a letto molto tardi, perché giravamo molte notti, facevamo, e mi svegliavo alle 3 del pomeriggio e non ci potevo credere. Guardavo l'orologio, non è possibile, cioè, mi sembrava impossibile svegliarmi, mi ricordo questo aspetto. E sì, insomma, è un mestiere che inevitabilmente è legato a mio padre, alla mia famiglia. E il cinema è una. Chiunque lo fa, da qualche parte lo ama e da altre parti lo odia anche, perché poi ti prosciuga e tende a. Ti costringe talvolta a. A competere col tuo tempo e spesso anche con le bassezze del tuo tempo. E quindi magari ti trovi un po' ad avere la sensazione che alcuni anni li avresti voluti vivere diversamente. Questo credo sia una costante per molti registi. Però si impara anche molto con l'esempio. Io insomma ho avuto l'esempio di due genitori che il cinema l'hanno affrontato, che hanno anche sofferto per il cinema, quindi in questo senso qui sono avvantaggiato. Ma il tuo approccio al cinema è stato, adesso mi dicevi anche nel qualcuno, quindi credo come un gioco, o è stato subito, come dire, vissuto anche come un impegno serio? No, il gioco e basta, ma è un gioco il cinema alla fine, è un gioco fatto da gente matta. Però, insomma, anche i gladiatori collettivi, insomma, era un gioco per l'imperatore, proprio per morire. Diciamo che sì, è stato un gioco, è stato un gioco che facevo da piccolino e che appunto mi sembrava anche un modo per riuscire a esprimere alcuni aspetti di me che magari quando sei piccolo esprimi, non sto facendo ridere gli altri piuttosto che affermi te stesso attraverso relazionandomi con gli altri, quindi magari facendoli ridere, facendoli arrabbiare. Mi sembrava che la recitazione mi avrebbe permesso appunto di esprimermi. Questo è un pensiero che fanno in tanti, a te quando uno pensa al cinema è subito la recitazione. Però poi abbandonai la recitazione verso i 18-19 anni. L'abbandonai Anche se poi avevi fatto dei ruoli impegnativi, perché a parte appunto queste brevi apparizioni in un film tuo padre, perché credo ci sei anche nella bellezza del somaro e del mondo, avevi fatto un film di fatto come un protagonista, è nata una star, dove facevi il pornolino tra l'altro. È andata una star, era del 2012 quando è uscito, quindi ho girato l'anno prima, avevo 20 anni, 19-20 anni, e poi sì, dopo è andata una star appunto, sì, mi ero divertito molto, però era insomma, è come se andavo incontro ad una certa retorica, ad una certa severità di giudizio delle persone. Incontrano da affermati più là con gli anni e quindi mi sembrava naturale poi ripartire da zero e soprattutto fare qualcosa che mi permetteva di incidere e recitare in quel modo perché già 10 anni fa era diverso il cinema, sai, veramente al ricasco, dei film assurdi, indegni spesso. E quindi ho detto, vabbè, no, non c'è senso di dedicare, metto a scrivere a fare un film. Poi i tempi si sono allungati, però neanche così tanto. D'attore, mi pare che tu hai come dire, una sorta di comicità naturale, di leggerezza e soprattutto sembri un attore lunare, dove vieni messo in situazioni, come dire, viaggi sulle nuvole,
Ecco, questa cosa qui credo che sia una caratteristica assolutamente appunto spontanea, naturale, non costruita, o invece no? No, è costruita nella misura in cui cerco di metterla al servizio del personaggio. Però però a me piacciono gli attori imprevedibili, anzi, il che non vuol dire che devono urlare all'improvviso, rompere le cose, possono anche stare fermi, quando magari aspetti che invece si debbano muovere. Però l'imprevedibilità credo sia una componente fondamentale per emozionare, assolutamente.